Francesco, accetti l'elezione? Con l'aiuto di Dio, l'intercessione dei nostri santi Francesco, Chiara e Pio, accetto. Fra Francesco Di Leo da Cerignola è il 140° ministro dei frati minori cappuccini della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. È stato eletto nella tarda mattinata dell'8 febbraio 2023 dai 100 frati provenienti dai 17 conventi della provincia religiosa, che comprende le province civili di Foggia, Benevento, Avellino, Isernia e Campobasso. Frati che hanno partecipato al 130° capitolo provinciale presieduto dal ministro generale dell'ordine dei frati minori cappuccini, Fra Roberto Genuin. L'assemblea elettiva, tenutasi al Centro di Spiritualità in San Giovanni Rotondo dal 6 al 9 febbraio 2023, ha visto la partecipazione anche di Fra Marcial Vago, custode generale del Chad Centrafrica, all'interno della quale la provincia religiosa di Foggia è presente da più di 50 anni, e Fra John Alvin Diaz, ministro della provincia religiosa della Santissima Trinità del Karnataka a Bangalore, India, con cui da 10 anni c'è un rapporto di collaborazione fraterna tra le due province religiose. A loro si è aggiunto spiritualmente il vescovo cappuccino di Gorée, in Chad, Africa, Monsignor Rosario Pio Ramolo, con un messaggio di auguri per lo svolgimento dei lavori capitolari. Nato a Cerignola il 2 marzo 1967, Fra Francesco Di Leo veste l'abito cappuccino a 25 anni. Il 12 ottobre 1996 a Cerignola emette la professione perpetua dei voti. Dopo aver conseguito la licenza in teologia presso la Facoltà Teologica Pugliese di Santa Fara, consegue la licenza in spiritualità francescana presso la Pontificia Università Antonianum, con una tesi che pone l'accento sulla vita consacrata di Padre Pio da Pietrelcina, un itinerario di studio attraverso i suoi scritti. Ordinato sacerdote il 30 aprile del 2000 nella Basilica di San Pietro Apostolo di Cerignola, svolge parte del suo ministero sacerdotale nel settore della pastorale giovanile, prima come vice segretario, poi come responsabile del servizio di pastorale giovanile vocazionale. Per 3 anni segretario provinciale e dal 2007 rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie di San Giovanni Rotondo e poi presidente della Fondazione San Pio da Pietrelcina, che gestisce l'attività di accoglienza dei pellegrini nelle chiese di Santa Maria delle Grazie. E dal gennaio 2019 è nominato presidente della Fondazione Voce di Padre Pio e direttore dell'omonima rivista. I confratelli di Padre Pio già nel 2017 lo hanno scelto come vicario provinciale, incarico confermato dai superiori maggiori nel 2020. Nel pomeriggio dell'8 febbraio sono stati eletti i frati cappuccini consiglieri che accompagneranno nel prossimo triennio Fra Francesco. È stato eletto vicario provinciale Fra Aldo Broccato da Sant'Elia Pianisi, nato il 10 gennaio 1958, sacerdote dal 17 luglio 1983, già ministro provinciale negli anni 2004-2010, attualmente economo e legale rappresentante della provincia religiosa. Secondo consigliere Fra Rinaldo Totaro da Sant'Elia Pianisi, nato il 17 agosto 1947, sacerdote dal 12 marzo 1972, componente della Fraternità di San Giovanni Rotondo. Terzo consigliere è Fra Pasquale Cianci da Cerignola, nato il 1 aprile 1971, sacerdote dal 10 maggio 2003, responsabile del servizio provinciale di pastorale giovanile e vocazionale. Quarto consigliere è Fra Natalizio Varvara da Gravina di Puglia, nato il 28 maggio 1991, sacerdote dall'8 ottobre 2022, responsabile dell'accoglienza dei giovani nel convento di Morcone. All'apertura del capitolo elettivo è stata consegnata ad ogni frate una regola francescana, stampata esclusivamente per l'occasione, nonché per ricordare il centenario della regola bollata di San Francesco d'Assisi. Durante i primi 2 giorni i lavori si sono concentrati interamente sulla relazione del ministro provinciale uscente, Fra Maurizio Placentino, e su quella dell'economo provinciale, Fra Aldo Broccato, con relativi dibattiti e confronti. Diversi argomenti sono stati toccati nella relazione di Fra Maurizio, che ha presentato tutte le attività e le realtà legate alla provincia religiosa, soffermandosi soprattutto sull'aspetto della formazione iniziale e permanente, sul lavoro pastorale nei diversi settori e in quelli relativi alla realtà di San Giovanni Rotondo, più legata alla spiritualità del santo confratello Padre Pio, e infine sulle opere caritative e sociali che vengono realizzate nelle missioni in terra d'Africa, nelle collaborazioni in India e nella città di Foggia con la mensa dei poveri, così pure a San Giovanni Rotondo con la Casa Papa Francesco.
Proprio Papa Francesco, qualche giorno prima dell'inizio del capitolo, ha inviato a tutti i confratelli di Padre Pio partecipanti il cordiale e beneaugurante saluto e l'implorata benedizione apostolica attraverso un telegramma inviato dal suo segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. Durante il terzo giorno si è entrati nel vivo del capitolo, prima con la celebrazione eucaristica mattutina, presieduta dall'arcivescovo di Manfredonia, Vieste San Giovanni Rotondo, Monsignor Franco Moscone, che ha rivolto parole di ringraziamento e di incoraggiamento, e poi con l'elezione dei nuovi fratelli scelti al servizio della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Nell'ultimo giorno dell'assise capitolare, giovedì 9 febbraio, i frati hanno continuato i lavori per cercare nel dialogo, nel confronto e nel discernimento i suggerimenti e le proposte da offrire ai confratelli scelti per le responsabilità di governo per i prossimi 3 anni. Il ministro generale, Fra Roberto Genuin, ha preso infine la parola ringraziando tutti i frati capitolari per i giorni vissuti assieme in un clima di fraternità, augurando un proficuo lavoro al nuovo ministro provinciale e al suo consiglio, ed infine richiamando alcuni punti importanti della vita francescano-cappuccina, quali il dialogo fraterno, la serena disponibilità al confronto, la comunione, lo spirito di collaborazione, il ripristino della propria interiorità e spiritualità, la testimonianza coerente, lo spirito missionario, la necessità di evitare individualismi che minano la vita fraterna e infine la gioia del vivere insieme come fratelli. Alle ore 11.30 una solenne concelebrazione eucaristica nel santuario di Santa Maria delle Grazie, presieduta dal nuovo ministro provinciale, Fra Francesco Di Leo, ha concluso ufficialmente i lavori del 130° capitolo ordinario della provincia religiosa Sant'Angelo e Padre Pio dei frati minori cappuccini. Mentre affido il prossimo futuro all'intercessione della Vergine Maria, madre e fiducia nostra, ai nostri amati santi Francesco e Chiara d'Assisi, al confratello San Pio da Pietrelcina, ai venerabili Genoveffa de Troia e padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi, ai servi di Dio padre Matteo Dagnone, fra Daniele Natale e fra Modestino Fucci, e alla preghiera di tanti nostri fratelli che nel passato si sono santificati nel silenzio e nel nascondimento, vi chiedo ancora di aiutarmi con il vostro fraterno affetto e soprattutto con la vostra preghiera a svolgere questo servizio alla Madre Provincia, secondo il cuore di Dio e l'insegnamento di Francesco. Aiutatemi, perché il sogno della nostra vita alla sequela di Cristo si realizzi in pienezza, a gloria di Dio, per la nostra santificazione e per l'edificazione del suo popolo santo.